Bene, siamo in chiusura, Toscana Lab Arezzo, sono in compagnia di Diego e Alberto. Ero felicissimo di incontrarvi perché ho parlato anche di voi nel mio Ignite, veramente è stata una grande sorpresa. Buonasera, ci potete raccontare in due parole questo nuovo progetto che ha già avuto un grandissimo successo online? Ciao, buonasera, io sono Diego e niente, praticamente il nostro progetto è nato dall'esigenza di due amici, che siamo io e Alberto, di poter girare il mondo, quindi staccarsi dal lavoro d'ufficio quotidiano, lavorando grazie ad internet. Quindi abbiamo conosciuto tantissime persone che già lo fanno, abbiamo iniziato da quella storia lì e siamo riusciti a cambiare il nostro stile di vita, condividendo le nostre passioni, studiando come si comunica sul web, e abbiamo deciso di creare questo progetto online che è nomadidigitali.it. Sì, ciao Mauro, innanzitutto ti ringrazio anche per la tua presentazione che ci hai nominato. E niente, per quanto riguarda invece la mia esperienza relativa a questo progetto, nasce principalmente da una mia grande passione, che è stata sempre quella di viaggiare. Io purtroppo ho sempre sofferto un po' di irrequietezza, cioè non ho mai sopportato più di tanto di lavorare nello stesso posto piuttosto che viverci, eccetera. Per cui la mia idea era sempre quella di trovare un giorno l'opportunità per poter vivere e lavorare viaggiando, finché un giorno, proprio in Messico, casualmente ho incontrato una persona, una ragazza, che mi ha detto: sono una digital nomad. Io non ne sapevo assolutamente niente, però da quel momento mi ha spiegato un attimo, facendoci due chiacchiere, che era possibile appunto riuscire a vivere, lavorare viaggiando, quindi poter vivere ovunque, girando per il mondo, piuttosto che stare un periodo di tempo da una parte, passare tre mesi in un altro paese, eccetera. E da quel momento in poi per me si è aperto un nuovo mondo, nel senso che dovevo assolutamente sapere come loro facevano, quindi scoprire quali erano queste opportunità. Quindi abbiamo iniziato proprio ricercando le storie, per me è diventata una passione, cioè tutto quanto questo parte veramente da una passione e dalla voglia di realizzare questo sogno. Poi, diciamo, lungo il cammino mi sono reso conto che tutte le competenze che stavamo acquisendo, abbiamo studiato i sistemi di comunicazione, abbiamo partecipato al Pop Campus di Robin Hood, abbiamo elaborato per 8 mesi una strategia per poter poi offrire un servizio che potesse permetterci a noi di condividere con altre persone e quindi anche l'opportunità di trovare una comunità di persone interessate a questo argomento e di riuscire poi a crescere insieme. Questo in sintesi è un po' il nostro progetto che sta per uscire, quindi per ora abbiamo messo soltanto una paginetta temporanea per vedere quale fosse l'interesse nei confronti di questa idea, di questo progetto, e il risultato è stato che siamo usciti 2 giorni dopo sull'Ansa del tutto casualmente, e da lì è iniziato un po' il tantan mediatico che è un po' ci ha portato nelle prime 48 ore ben 500 circa iscrizioni alla nostra newsletter. Abbiamo aperto questa newsletter e come abbiamo iniziato il dialogo, e contiamo di essere online veramente nel più breve tempo possibile, considerati i tempi che ci vogliono per la realizzazione di un progetto. Sì, il sito è www.nomadidigitali.it, per chi fosse interessato è già attiva una newsletter e ci si può iscrivere lasciando soltanto il nome e l'indirizzo email. Grazie a te Mauro e grazie a Toscana Lab.